Oltre 67 milioni di euro per strade e scuole, a tanto ammontano gli investimenti del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 dell'amministrazione provinciale di Piacenza, che è in procinto di approvare il proprio bilancio di previsione per il triennio. Lo ha confermato il presidente Patrizia Barbieri nell'incontro virtuale con i sindaci del territorio che si è tenuto stamattina. Ecco i numeri degli investimenti. Per l'anno 2022, investimenti totali previsti, oltre 19 milioni di euro, dei quali per la viabilità oltre 10 milioni di euro, edilizia scolastica oltre 8 milioni e 800 mila euro. Nel 2023 gli investimenti totali previsti sono quasi 30 milioni di euro, dei quali alla viabilità vanno oltre 10 milioni di euro, edilizia scolastica 19 milioni di euro. Nel 2024 gli investimenti totali previsti sono 18 milioni 308 mila euro, dei quali alla viabilità vanno oltre 12 milioni di euro, per l'edilizia scolastica oltre 5 milioni 600 mila euro. Vorrei anche evidenziare che l'ente provincia, oltre a questo impegno economico che mi sembra di tutto rilievo, sta anche facendo uno sforzo organizzativo di notevoli dimensioni con la collaborazione di tutti i nostri uffici, dai dirigenti ovviamente al personale che si occupa poi delle varie fasi. Tra i progetti di rilievo che riguardano la scuola rientra la costruzione di un nuovo plesso scolastico nell'area ex Demanio Pontieri per un importo di 11 milioni di euro nel 2023. Abbiamo però un accordo con il Comune di Piacenza, che sarà poi perfezionato nei dettagli, che ci consentirà di andare a lavorare sull'area molto più ampia di proprietà comunale, dove andremo a costruire due nuovi plessi scolastici, di cui quello riferito al 2023 è il primo. Questi due nuovi plessi scolastici saranno destinati a ospitare classi delle scuole del centro che sono sovraccariche, in particolare il liceo Gioia. Da sottolineare la messa in sicurezza degli studenti dell'Istituto Tecnico Rainieri Marcora attraverso la riqualificazione e l'allargamento del piazzale della fermata dell'autobus. Permane una situazione di pericolo potenziale e oggettivo, quindi con questo intervento si andrà a regolamentare meglio, suddividere meglio questo piazzale per consentire agli autobus di partire e arrivare in condizioni di sicurezza.